presidente Zacco c'è sempre. Allora, grazie, presidente, ho appena inviato, avviato la registrazione. Presidente Zacco? Presidente Zacco? Mi sentite? Sì, la sentiamo. La sentiamo, presidente. Procediamo con l'appello. Ok, procedo con l'appello. Seduta della sesta commissione consigliere del Comune di Palermo del 19 maggio 2021, numero 892, sono le ore 10:15. Procedo con l'appello dei consiglieri. Anello. Presente. Cusumano. Poco fa era presente, ora è assente. Gialarda. Lo stesso, assente. Scarpinato. Buongiorno, presente. Buongiorno, presidente Zacco presente, 3 consiglieri su 5 presenti. Constatato il numero legale, dichiaro aperta la seduta. Buongiorno a tutti, do un benvenuto agli ospiti e rappresentanti AMAT. L'audizione di oggi è stata chiesta dal consigliere Scarpinato per affrontare i problemi di personale di AMAT, quindi do subito la parola al consigliere Scarpinato, prego. Sì, grazie Presidente. Secondo me dovrebbe chiedere il consenso alla registrazione. Possiamo fare prima che parlano, prego, non si preoccupi. Ah sì, posso, Presidente? Prego, prego. Vabbè, vabbè. Io non vedo collegato però il Presidente Cimino. Non sono vorrei qua. Non la vedo, Presidente. Scusate, no, sono qua, io, Gelardo è qua. È importante che ti sento, non che mi vedi. Buongiorno, Presidente! Buongiorno, Presidente Cimino. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno. Allora a questo punto vi chiedo il consenso, così il consigliere Scarpinato è più contento. Prego, Presidente, dà il consenso alla registrazione. Con piacere do il consenso alla registrazione. Grazie. Poi chi c'è di AMAT presente? Dottore Piazza. Dottore Piazza, dà il consenso. Ho il consenso alla registrazione. Grazie, consigliere Scarpinato. Adesso può intervenire. Sa, Presidente, a volte sembrano stupidaggini, ma invece sono importanti proprio perché lei sa bene che in questa modalità, tecnicamente, ai sensi di quanto è previsto dal regolamento, bisogna anche fare e porre in essere alcune procedure che danno il conforto giuridico a questa tipologia di sedute in remoto. Quindi sicuramente io l'ho fatto perché volevo vedere vis-à-vis il nostro presidente Cimino, che non ha mai fatto mancare la sua disponibilità nelle varie convocazioni della commissione. Colgo l'occasione per salutare anche l'altro dirigente di AMAT, dottore Piazza, e per ovviamente procedere nei lavori. Presidente, lei sa bene che questa commissione ha nelle proprie corde la programmazione che ovviamente durante gli ultimi sviluppi avvenuti con questa amministrazione attiva ormai è quasi pari a zero, nel senso che l'amministrazione attiva non riesce più a programmare nulla, in particolar modo non riesce ad governare quelli che sono i processi afferenti alle società partecipate. Personalmente, collega Scarpinato, perdonami se ti interrompo, solo per salutare tutti, grazie. Buongiorno collega Cusumano. Buongiorno collega Cusumano. Perché sta andando via, consigliere Cusumano? Ma il consigliere Cusumano è sempre collegato. Ho qualche problema di linea in più questa mattina, ma ascolto. Ci piacerebbe vederlo. Va bene, prego consigliere Scarpinato. Sto arrivando e accendo, grazie. Stavo dicendo che l'amministrazione attiva ormai è, tenuto conto i percorsi condotti nell'arco di questi anni, sa, ormai manca un anno alla fine della consigliatura. E il dato che si registra, dicevo, è la mancata programmazione rispetto a tutte quelle dinamiche afferenti alle società partecipate. Quello che non ha fatto l'amministrazione attiva, però, non è sfuggito con grande attenzione a questa commissione che ha nelle proprie corde la programmazione. Perché ho chiesto di convocare AMAT in separata sede rispetto all'amministrazione attiva? Proprio perché oggi, Presidente, per l'ennesima volta, ma anche a corredo di quello che è successo, perché ricordo che qualche giorno fa
c'è stato uno sciopero indetto ovviamente dai sindacati di Amat, a testimonianza della grave emergenza che l'azienda principe nel settore dei trasporti sta attraversando. A questo sciopero hanno partecipato l'80%, mi risulta almeno letto dagli organi di stampa, l'80% del personale, con una ricaduta negativa in termini di servizi proprio per la città e per i cittadini palermitani. Ovviamente gli scioperi cosa sono? Sono delle lucide spie rispetto a un andamento, a un modus operandi veramente negativo condotto dall'amministrazione attiva e nella fattispecie dall'assessore che dovrebbe avere nelle proprie corde anche la gestione della società partecipata. Io mi volevo soffermare, e noi conosciamo bene quelle che sono le problematiche legate ad AMA. Potrei parlare del contenzioso, ma lo abbiamo fatto rispetto alla TOSAP e alla TARI. Potrei chiederle, e glielo chiedo, Presidente Cimino, se con l'amministrazione attiva, perché durante l'ultima seduta di commissione avevamo invitato pure gli uffici, avevo chiesto lumi rispetto al nuovo contratto di servizio, e quindi le chiederò se ha avuto interlocuzioni o c'è stato qualche passo avanti rispetto al nuovo contratto di servizio. Mi interessa sapere quelle che sono state le dinamiche che hanno condotto un taglio rispetto al primo bimestre di circa il 10% del contributo che l'amministrazione attiva dà ad Amat. Questa è stata una delle motivazioni alla base dello sciopero. Ho parlato di contenzioso, ho parlato anche di questo taglio, per non parlare di quello che c'è stato rispetto ai corrispettivi che abbiamo visto durante il bilancio consuntivo. Ma io oggi volevo ascoltare la sua viva voce, perché manca un anno e questa commissione vuole portare a termine uno straordinario lavoro portato avanti rispetto alle tematiche che in questo momento vedono l'azienda in sofferenza. Crediti rispetto all'amministrazione attiva, voi avanzate diversi crediti, e non parlo solamente ovviamente dei contenziosi che sono in piedi, ma parlo dei crediti che l'azienda avanza dal Comune di Palermo, se è arrivato qualcosa. E ancora volevo capire la situazione rispetto al personale, e ancora volevo ancora capire inoltre il piano di risanamento e quindi il piano B, quello che si era ponderato rispetto alla restituzione di servizi in perdita. L'amministrazione attiva ha rifiutato questa ipotesi, l'abbiamo sentita alla viva voce dell'assessore, ma se da una parte rifiuti il piano B, dall'altra parte sicuramente devi dare un sostegno e devi sostenere in termini economici, finanziari, l'azienda. Che io posso dire voglio tutto, ma devo comunque sostenere la mia idea dando ad Amat il giusto conforto economico finanziario e non tagliando del 10% i vari corrispettivi che sono di pertinenza dell'amministrazione attiva. Io ho una serie di domande che ovviamente sono quasi le stesse. Devo parlare di personale, il punto di caduta e lo stato attuale rispetto al personale che Amat aspettava. Parlo degli autisti, la situazione economico-finanziaria la conosciamo, conosciamo anche la missiva che le è arrivata rispetto proprio al piano B, ma oggi dobbiamo finalmente avere rispetto a ieri un quadro ancora più chiaro, perché questa commissione incontrerà, e penso sia l'ultima volta, Presidente, perché poi non chiederò più la presenza dell'assessore, andiamo in aula e parliamo direttamente col sindaco, perché l'azienda forse sta vivendo il momento più brutto e più buio dalla nascita di Amat. Le cose vanno male, gli scioperi, quando uno sciopero c'è l'80% di adesione, significa che quasi in toto il personale denuncia uno stato di crisi che inevitabilmente poi si ripercuote sui servizi erogati ai cittadini. La casa brucia
e questa amministrazione attiva ancora non vuole dare quelle risposte che spesso e volentieri, risposte a delle domande che spesso e volentieri sono arrivate non solo dai nostri scranni in Consiglio Comunale, ma da questa commissione, che non ha mai fatto mancare la propria disponibilità e soprattutto il supporto ad Amat per cercare di trovare la quadra in un momento che secondo me io lo definirei topico. E allora vorrei dare la parola al presidente di Amat per rispondere ai miei quesiti, e mi riservo di integrare gli stessi non appena avrò ascoltato la governance dell'azienda. Grazie. Grazie consigliere Scarpinato. Prego presidente Cimino. Buongiorno, ringrazio la commissione che è sempre molto attenta alle problematiche concernenti il trasporto pubblico locale. Vorrei puntualizzare alcune giuste considerazioni che ha fatto il consigliere Scarpinato. Per quanto riguarda lo sciopero indetto dai sindacati, devo dire è stato uno sciopero, da quello che il sottoscritto ha anche potuto interpretare sentendo i sindacati, per sensibilizzare non soltanto l'amministrazione comunale ma anche il Consiglio Comunale rispetto alle problematiche di Amat, perché le problematiche di Amat sono problematiche che purtroppo il consigliere Scarpinato lo sa bene, non sono problematiche attinenti a questa governance, a questa direi legislatura, ma sono problematiche purtroppo che partono da molto lontano, che mai nessuno ha voluto affrontare e si è preferito sempre continuare a mettere la polvere sotto il tappeto. Lei mi ruba le battute, l'ho detto in consiglio comunale, immaginando che mai nessuno avesse, diciamo così, avuto intenzione di fare una radiografia completa e certa rispetto alle condizioni dell'azienda. Io mi sentirei di dire che l'azienda potrebbe essere un'azienda solida e serena se il Consiglio Comunale, l'amministrazione comunale e Amat stessa potesse intervenire su queste problematiche che sono state causate negli anni e che hanno portato non solo a questo contenzioso ma anche a queste criticità che tutti ben conosciamo. Tutto questo è stato messo fortemente in evidenza nel piano di risanamento di Amat. Il piano di risanamento di Amat aggiornato è proprio quel piano B che il consigliere Scarpinato ha ribadito, che il consiglio di amministrazione di Amat, con il supporto anche del collegio sindacale, ha apprezzato favorevolmente e ha inviato all'amministrazione. Quello è il piano di risanamento di Amat e quello è il percorso su cui Amat pensa di poter raggiungere il proprio equilibrio economico-finanziario, cosa che devo dire sia l'assessore Catania che il dottore Maneri hanno già da tempo anche accertato, che Amat ha una problematica di squilibrio economico-finanziario strutturale, che quindi non è dipeso dalla gestione di questi anni, ma è dipeso più che altro da un taglio che Amat ha subito di circa 10 milioni di euro illo tempore per le cosiddette categorie svantaggiate. Oggi Amat piano piano ha cercato di recuperare, creando le condizioni nel tempo con una spending review attenta ad limitare le perdite, tant'è che nel bilancio che è stato presentato annualmente si vede sempre una riduzione notevole della perdita. Quello è il piano di risanamento. Su quel piano di risanamento bisogna che ci si confronti amministrazione, Consiglio Comunale, Amat, ed è un piano di risanamento che è stato voluto da Amat, ma che purtroppo ha la necessità dell'assenso anche dell'amministrazione comunale e del Consiglio Comunale, ritengo, perché alcuni servizi
che contrattualmente sono previsti e sono purtroppo previsti in perdita dal contratto di servizio, Amat non li può consegnare d'emblema, ma la necessità della condivisione anche dell'altra parte. Condivisione che devo dirvi in riferimento al piano di risanamento, Amat non ha dato taglio del 5% che l'amministrazione e il consiglio comunale ha deliberato rispetto al trasporto pubblico locale. Nell'ambito di questo taglio noi immaginiamo di convocare un'assemblea, quindi alla presenza del socio, perché dovendo accettare questa prescrizione del consiglio comunale e dell'amministrazione, proporremmo anche una rimodulazione dei servizi del TPL in riferimento al costo che Amat deve subire per l'attività che svolge. Questo è il tema di fondo. Devo dare atto che da parte dell'assessore Catania vi è stata una forte riaccertamento rispetto ai crediti rivandati da Amat. So che è in fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale, immagino, del debito fuori bilancio per i crediti che sono stati accertati, che il Comune deve ad Amat, e grazie a questa posta noi immaginiamo di poter definire così il rapporto con l'azienda che ha garantito la manutenzione del tram negli anni passati. Tema molto, molto importante, che di fatto è poi il cuore di tutta la problematica, è quello che riguarda la Tari e la Tosap. Vi sono state diverse interlocuzioni con il ragioniere Basile, con la dottoressa Mandalà, con gli assessori a ramo, ma anche con l'ufficio legale. Vi è da mostra una proposta di definizione bonaria in autotutela rispetto alle postazioni che sono state determinate. In questo caso devo dire vi è da attenzionare notevolmente le motivazioni delle varie sentenze delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, che dando ragione all'assunto che Amat ha sempre sostenuto, che ha la gestione delle zone blu ma non ha la proprietà del suolo. Proprio per questo devo dire, ahimè, devo anche attenzionare, ritengo una superficialità quella del Consiglio Comunale, ad aver attribuito i ristori, ad esempio per i Deors, direttamente ad Amat. Ristori che Amat non può pretendere dai bar o dai ristoranti, ma che Amat può pretendere dal comune nel momento in cui il comune utilizza le zone blu per creare il ristoro dei deos che va a determinarsi. Proprio perché noi non abbiamo la concessione del suolo pubblico, siamo gestori per conto del comune del suolo pubblico, quindi il comune del suolo pubblico può determinarsi come meglio crede. A noi va dato il riscontro rispetto, diciamo, alle minori entrate da zone blu, e questo è un lavoro che devo dare atto con l'assessore Cettina Martorana si sta portando avanti e si sta definendo, perché titolare del suolo è il comune e non l'azienda Amat. Da questo noi, come voi ricorderete, nel piano di risanamento abbiamo sempre ribadito la volontà di cedere questa gestione delle zone blu, proprio perché il comune con la gestione delle zone blu direttamente può meglio determinarsi e può meglio decidere il da farsi, senza avere quel vincolo che dalle zone blu debba poter nascere un introito economico a favore dell'azienda, posto che
ad oggi con questa imposizione errata di Tosa Feditari per Amat non sono state determinate delle entrate ma bensì delle perdite, perché vi è stato secondo me un vizio all'origine di quando sono state attribuite queste zone blu con il contratto di servizio. Con buona fede il presidente di Amat dell'epoca ha sottoscritto il contratto di servizio, perché vi era scritto che Amat veniva esentata dalle imposizioni tributarie, cosa che nel contratto di servizio è previsto, ma che purtroppo il comune non ha mai tenuto conto di questa prescrizione. Queste sono problematiche che voi conoscete bene e io spero che da parte del Consiglio Comunale, da parte dell'amministrazione comunale ci sia la volontà di definire questo problema, perché è un problema che non si può lasciare così, perché è una spada di Damocle che pende sulla testa di una struttura che di fatto potrebbe essere una struttura solida, che può crescere, che ha dato dei risultati importanti nell'ambito di alcuni servizi, nella gestione di alcuni servizi, e che purtroppo con questo problema viene sempre ad avere un bilancio che difficilmente potrà avere un suo pareggio, addirittura un utile. Per quanto riguarda il tema del personale, il concorso per gli autisti a tempo indeterminato sta andando avanti, siamo convinti che questo concorso potrà dare una nuova linfa all'azienda Amat, soprattutto per i nuovi autisti che verranno assunti, immagino, nell'arco di un triennio, nelle more che vengano ad essere spiegate le prove pratiche e tutte le altre incombenze per l'emergenza estiva. Il Consiglio d'amministrazione ha deliberato, su proposta del direttore del servizio del movimento, anche la possibilità di poter acquistare delle ore lavoro con lavoro somministrato con alcuni autisti. Sulla parte tecnica, se viene necessità, può anche intervenire il dottore Piazza, che con me ha seguito questa problematica con attenzione, soprattutto anche valutando ciò che le prescrizioni delle varie ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente e del Presidente della Regione hanno imposto rispetto al tema dei concorsi. Grazie. Posso, Presidente? Sì, grazie. Prego, Consigliere Scarpinato. Sì, io ringrazio il Presidente Cimino, come al solito ha fatto una disamina precisa, meticolosa rispetto alla situazione di Amat. Però, Presidente, mi permetta, voglio solo andare a porre l'accento su alcune fattispecie. Lei sa bene, perché ha un'esperienza vasta e profonda, quelli che sono i compiti del sindaco, della giunta e del consiglio comunale. Consiglio comunale che spesso e volentieri, l'ho fatto io, ma lo hanno fatto anche altri colleghi, ha sempre denunciato le criticità che avvolgono l'azienda in lungo e in largo e che hanno ovviamente creato quegli scompensi economici, finanziari che vedono in questo momento Amat versare in una situazione poco felice. Perché le dico il consiglio? Perché proprio lo sa, durante le comunicazioni ma anche le audizioni che abbiamo fatto in aula, abbiamo più volte denunciato quelle che erano le dinamiche che avevano indotto l'azienda a vivere questa situazione. E lei sa bene che durante il suo insediamento, la prima volta, lei si era insediato forse da uno o due giorni, la commissione è venuta in azienda, abbiamo fatto una delle pochissime commissioni esterne verso le società partecipate, e io stesso, ai sensi del 175, al decreto 175, le chiesi di porre in essere con immediatezza il famoso piano di risanamento. Lei in quella circostanza si era insediato forse da un giorno, da due giorni, e accolse il mio ovviamente
appello accorato, proprio perché la 175 recita che bisogna porre in essere senza alcun indugio il piano di risanamento. Perché gli ricordo questa fattispecie? Gliela ricordo perché il consiglio comunale o le commissioni o il consigliere Scarpinato, piuttosto che gli altri consiglieri, sono stati molto attenti, cercando anche di dare un piccolo contributo rispetto alla vita delle società partecipate, pungolando l'amministrazione attiva. Spesso e volentieri, proprio ho sollevato poc'anzi, c'è stata la battuta, il grido di dolore, ma è vero, di grido di dolore si tratta, rispetto all'adeguamento del vostro contratto di servizio. Ma il Consiglio Comunale può essere anche pronto a votare questi atti, ma l'amministrazione li deve portare in Consiglio. Non è che noi, di punto in bianco, dopo aver fatto innumerevoli interventi, dopo aver fatto commissioni congiunte, dopo aver pungolato l'amministrazione, dopo aver litigato, guardi che io durante, ma lei se lo ricorderà, durante il bilancio consuntivo, quando hanno tagliato, poc'anzi lei ha detto, io dovrò rimodulare alcuni servizi proprio a causa dei tagli che sono stati fatti ad Amat, io ho litigato con l'amministrazione attiva proprio dicendo che un'amministrazione che taglia sui servizi è un'amministrazione che non ha un futuro, è un'amministrazione che va a danneggiare i cittadini palermitani, in questo caso di che cosa? Dei servizi di trasporto che ovviamente si devono erogare alla quinta città d'Italia. Quindi quando si parla di rimodulazione, io penso che poc'anzi ho detto lucida spia di un fallimento dovuto a un'amministrazione attiva che non solo non ha una visione, che secondo me è a capolinea, è a capolinea. E il Consiglio Comunale ritengo che abbia fatto quello che doveva fare, si può fare sempre di più, noi siamo pronti a votare gli atti, noi abbiamo denunciato più volte quelle che sono le inadempienze rispetto anche alle tematiche e ai contenziosi che l'azienda ha con l'amministrazione attiva. È come un padre che ha una lite con il figlio perché azienda e amministrazione attiva o Comune di Palermo sono la stessa cosa, alla luce anche del bilancio consolidato, dove i bilanci delle aziende sono all'interno del bilancio del Comune di Palermo. E mi fa piacere, oggi io registro due dati importanti, Presidente Cimino. Uno, che vi è un tentativo di transazione rispetto ai contenziosi TOSAP e TARI. Poc'anzi lei ha detto che insomma state anche valutando questa ipotesi. E il secondo dato che registro, ed è importante, che stanno predisponendo un debito fuori bilancio. Quando si parla di debiti fuori bilancio, poi si solleva la soglia dell'attenzione rispetto a dei crediti che l'azienda avanza, che potrebbero mettere fine anche a quella situazione legata al Global Service. Poc'anzi lei ha detto Global Service, se non erro. E personalmente le posso dire che tutto il Consiglio Comunale è pronto, almeno io posso parlare per l'opposizione, che ha denunciato spesso e volentieri un modus operandi sbagliato da parte dell'amministrazione attiva. Lei si ricorderà che rispetto al contratto di servizio io l'ho definito il peccato originale, e l'assessore Catania ha detto non è il peccato originale perché sono i 10 milioni rispetto ai tagli 10 milioni fatti alle categorie fragili, agli abbonamenti alle categorie fragili. Però se non è il peccato originale è un peccato conseguenziale, perché io non posso affidare il servizio del tram a costo zero pensando ipoteticamente che si possa o si poteva sostenere rispetto a una ZTL1 o una ZTL2. Lei sa bene che la legge Madia dà alcuni principi cardine che sono dettati anche dalla percorribilità dei servizi che vengono affidati all'azienda. E se oggi si parla anche di piano B è perché il consigliere Scarpinato in tempi non sospetti lo ha fatto presente, lei ne è testimone, penso che potrà concordare con me, quando ho pungolato l'amministrazione dicendo se non potete sostenere quello che è il piano A perché per mille e uno motivi non si è potuto porre in essere, bisogna correre ai ripari, perché
va a pagare poi l'amministratore unico o il presidente di una società partecipata, così come recita la 175, rispetto a un percorso che viene dettato da un piano di risanamento. Quindi, per quanto mi riguarda, e quindi poc'anzi le dicevo, le competenze del consiglio comunale o delle commissioni, io ritengo di aver dato dei contributi importanti, aver pungolato, ma anche dato delle idee rispetto a quanto si poteva porre in essere, sia da parte dell'amministrazione attiva, ma anche, lo dico molto sommessamente, ad AMAT, perché abbiamo sempre dato un contributo che è sempre stato finalizzato a che cosa? Al bene comune dei cittadini, ma anche dell'azienda. Perché se oggi siamo qui e voi siete stati convocati su mia richiesta, ma su richiesta di tutta la commissione, perché a noi sta a cuore l'azienda, stanno a cuore i dipendenti, ma stanno a cuore anche i servizi che vengono erogati alla città di Palermo. Ancora una volta questa commissione è stata attenta rispetto agli indicatori che arrivano anche dagli scioperi. Quanti ho detto, l'80% del personale ha aderito allo sciopero, e mi ha confortato quando lei mi ha detto, ho ascoltato i sindacati che ancora una volta hanno ribadito quelle che sono le preoccupazioni dei lavoratori. Dietro un lavoratore c'è una famiglia e noi abbiamo l'obbligo di rappresentare queste preoccupazioni a un'amministrazione attiva che spesso e volentieri rimane sorda anche alle costanti e incessanti richieste che arrivano dai consiglieri comunali, ma anche da questa commissione. Grazie consigliere Scarpinato. Ci sono interventi? No, diciamo che sostanzialmente io volevo semplicemente aggiungere, ma mi allineo in toto a quello che è l'intervento del consigliere Scarpinato, che condivido in pieno in tutte le sue precisazioni. L'unica cosa che mi premeva puntualizzare era questa, più che puntualizzare, volevo capire meglio la vicenda legata alla concessione degli stalli blu. Sentivo il presidente Cimino che ha detto siamo riusciti a trovare una intesa, un accordo con l'assessore Martorana, che è la neo assessora alle attività produttive, e in linea di massima si è trovata questa intesa. Ma questa intesa si è trovata con quali modalità nel dettaglio, presidente Cimino? Sì, consigliere Anello. No, l'intesa con l'assessore Martorana è stata proprio quella di evidenziare come AMAT, non essendo titolare del suolo pubblico ma avendone soltanto la gestione, può quantificare il cosiddetto danno che subisce nel momento in cui si toglie uno stallo di zona blu per creare un deorso. Ma il rapporto con chi ha la volontà di espandere la propria attività commerciale con i deorsi, quindi nel suolo pubblico, è propria dell'assessorato alle attività produttive, perché è titolare del suolo pubblico. Quindi da lì l'interlocuzione viene proprio dal comune, dove AMAT avrà soltanto, diciamo, diritto ad un ristoro che deve il comune e non il rappresentante commerciale. Non so se sono stato chiaro. Chiarissimo, quindi mi pare di capire, diciamo a beneficio di tutta quanta la discussione, che per ogni stallo blu l'AMAT riceverà un ristoro direttamente dall'amministrazione comunale e non dall'esercente, nella misura di, credo, 150 euro, sentivo che diceva l'assessore Martorana l'altro giorno in commissione qui quando ci siamo esattamente questo, diciamo, il quantum non glielo so dire perché è in corso di accertamento rispetto al quantum dovuto ad AMAT per
per questo diciamo venire meno di un saldo. È un calcolo degli uffici di Amat e gli uffici del Comune stanno predisponendo. Altro rapporto invece è il rapporto che il Comune avrà con gli esercenti. Mi pare di capire che comunque quello che si è verificato fino a ieri, diciamo così, cioè la richiesta di qualsiasi esercente veniva bloccata in attesa che Amat potesse dare il così chiamato nulla osta, non esiste più e non esisterà più. Questo consentirà, certo, alle attività, questo consentirà alle attività commerciali di fare richiesta direttamente al SUAP, e il SUAP si potrà determinare a prescindere da quello che è il famoso nulla osta dell'Amat, che non sarà più richiesto. Quindi questo è un passaggio importante, dire, che lei mi conferma, giusto Presidente? Sì, e devo dire che secondo me sarebbe corretto poter emendare il regolamento comunale, perché probabilmente gli operatori sono stati tratti in inganno, perché nel regolamento comunale vi è scritto che gli esercenti devono ristorare Amat. Siccome Amat non è proprietario del suo pubblico, gli esercenti devono ristorare il comune poi da parte sua, rispetto alla gestione che Amat fa delle zone blu, definisce il ristoro da dare ad Amat, ma il nostro rapporto non è con gli esercenti ma col comune, quindi lei ha capito bene. Perfettissimo, quindi abbiamo sostanzialmente superato definitivamente questo intoppo, perché era un intoppo a tutti gli effetti, visto e considerato che non uno ma una serie di esercizi commerciali avevano fatto richiesta e come risposta avevano ricevuto da parte degli uffici del SUAP, delle attività produttive, che non avendo il nulla osta da parte dell'Amat, la concessione era bloccata. Tutto questo non si verificherà e io di questo sono soddisfatto, visto e considerato che in questa fase soprattutto poter dare la possibilità agli esercizi commerciali di utilizzare il suolo pubblico è, diciamo, quanto mai fondamentale e necessario. Però io mi permetto di chiedere alla Commissione la necessità di chiedere, perché questo la Commissione non lo può fare, perché l'ordine del giorno del quale non lo fa l'amministrazione comunale, ma lo fa, immagino, la conferenza dei capigruppo del Consiglio, di chiedere la modifica del regolamento comunale, perché nella quello assolutamente sì. Comunale, secondo me vi è un inciso che è totalmente errato rispetto, diciamo, alle competenze che Amat per il proprio contratto. Chiaro, ma su questo non ci sono dubbi, e la modifica al regolamento è una di quelle proposte che già abbiamo discusso qui in commissione e che sicuramente porteremo avanti sia come commissione che poi nelle sedi opportune, quindi alla conferenza dei capigruppo e successivamente anche in consiglio, non c'è dubbio. Però intanto era importantissimo ed è importantissimo giocare anche sul tempo e quindi poter contare su queste autorizzazioni e su queste concessioni fatte a prescindere dalle modifiche al regolamento è fondamentale. Questa era la prima domanda. Poi, seconda e ultima domanda che volevo fare era a proposito del concorso per gli autisti. Lei diceva che l'iter è in corso, si sta svolgendo, ma forse non ho sentito io. Abbiamo un'ipotesi di data plausibile o verosimile di inizio attività a tutti gli effetti per i nuovi autisti? Allora, per quanto riguarda gli autisti a tempo indeterminato, siamo in attesa che si vanno ad attivare, a definire le prove orali e le prove pratiche, e penso che da questo punto di vista ci vorranno un paio di mesi. Per quanto riguarda invece i lavoratori somministrati, immagino che per i primi di giugno, visto che c'è la stagione estiva, in questo periodo di vacanze possiamo riuscire a coprire l'organico. Perfetto, quindi diciamo che noi avremo i nuovi autisti in forza all'Amat presumibilmente quando? Se le prove orali saranno fatte a giugno?
entreranno penso luglio agosto. Ottimo, perfetto, d'accordo. Io ho concluso. Grazie. E la ringrazio, presidente. Io volevo integrare una domanda sempre rispetto all'argomento delle strisce blu. Le chiedo, presidente, se è possibile di inoltrare alla commissione il numero di stalli che sono stati tolti ad Amat negli ultimi 2 anni. Sì, questo delle piste ciclabili, sì, infatti, eccetera, infatti eccetera. Proprio il lavoro che sta facendo oggi l'ufficio con il direttore Caminiti è proprio riprendere tutti quegli stalli che sono stati tolti, non solo per le piste ciclabili, ma anche per le zone che sono state, diciamo così, richieste per necessità, per autorità e via dicendo, in modo tale che il conteggio rispetto all'equilibrio economico di questa gestione delle zone blu venga fatta con una documentazione certa e non con ipotetica ricostruzione. Comunque te lo farò avere con piacere, certo. Sì, grazie, perché io ricordo questa commissione che con il precedente assessore alla mobilità, quando sono stati tolti alcuni stalli ad Amat, ha portato subito la delibera in consiglio comunale per compensare gli stalli tolti, quando l'assessore era l'assessore Riolo. Da quel momento poi non abbiamo avuto più notizie rispetto a tutto quello che è successo. Bene, si dovrà fare urgentemente anche un'iniziativa di questo genere, infatti. Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, quindi ringraziamo il presidente Cipino, il dottore Piazza, grazie per la partecipazione, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie e buon lavoro. Presidente. Grazie presidente, buon lavoro. Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Non ci sono interventi, quindi procediamo alla lettura del verbale per l'approvazione, prego. Sì, collega Amato, può procedere per favore? Sì, certo. Buongiorno. Verbale numero 892 del 19 maggio 2021. Il presidente Zacco alle ore 10:15 apre la seduta in modalità telematica in seconda convocazione con la presenza dei consiglieri Anelli e Scarpinato. La registrazione della stessa, che parte integrante del verbale, sarà visionabile il giorno successivo alla seduta al seguente link. Argomenti da trattare, problematiche relative al personale dell'azienda Amat, comunicazione, programmazione incontri, varie ed eventuali, approvazione del verbale della seduta odierna. Per affrontare l'argomento posto al punto 1 sono stati invitati in audizione il presidente dell'Amat, avvocato Michele Cimino, e il dottore Piazza, responsabile del personale Amat. Il presidente Zacco dà il benvenuto all'avvocato Cimino e al dottore Piazza e comunica che la seduta è pubblica e sarà registrata e pubblicata nel sito del Comune di Palermo, pertanto chiede il consenso alla registrazione. L'avvocato Cimino e il dottore Piazza danno il consenso. Il presidente Zacco dà la parola al consigliere Scarpinato, che ha richiesto l'incontro. Il consigliere Scarpinato precisa che la commissione ha tra le proprie competenze la programmazione, ricordando che gli ultimi sviluppi dell'amministrazione attiva non hanno portato buoni risultati. Un attimino. Proprio a causa? Sì. A causa di una mancata programmazione. Sottolinea che ci si avvicina alla fine della consiliatura e purtroppo, rispetto a tutte le dinamiche afferenti alle società partecipate, l'amministrazione è manchevole. Precisa le motivazioni che lo hanno indotto a invitare i vertici dell'azienda e fa riferimento allo sciopero indetto che ha visto la partecipazione del 90% dei dipendenti. Le problematiche legate all'AMAT sono tante e chiede al presidente Cimino se ci sono notizie rispetto al nuovo contratto di servizio. Chiede altresì le dinamiche che hanno portato al taglio del 10% rispetto al primo bimestre. L'azienda è in sofferenza, ha diversi crediti rispetto all'amministrazione attiva, chiede ancora la situazione del personale e il piano B che si è ponderato rispetto alla restituzione dei servizi in perdita
che l'amministrazione ha rifiutato tale piano, quindi chiede di capire come l'amministrazione intende sostenere tale decisione. Crede che occorre avere un quadro chiaro perché la commissione successivamente chiederà direttamente in aula di consiglio comunale di sentire direttamente il sindaco. Sottolinea che la commissione non ha fatto mai mancare il proprio supporto all'azienda. Il presidente Zacco dà la parola al presidente Cimino. Presidente Cimino ringrazia per l'attenzione che la commissione pone all'azienda. Per quanto attiene allo scopo indetto dei sindacati, ritiene che è stato uno sciopero per sensibilizzare non solo l'amministrazione comunale, ma anche il consiglio comunale rispetto alle problematiche di Amat, perché sono problematiche che non sono attinenti alla governance attuale, ma sono problematiche che partono da lontano e che molti non hanno mai voluto affrontare. Precisa che l'azienda potrebbe essere un'azienda solida e tutto è stato messo in evidenza nel piano di risanamento dell'Amat, e che il piano B che il consiglio di amministrazione di Amat ha apprezzato favorevolmente, inviato all'amministrazione, che è il percorso su cui Amat pensa di raggiungere un equilibrio finanziario. Precisa che l'assessore Catania e il dottor Maneri hanno accettato che la situazione è di squilibrio strutturale e non dipende dalla gestione di quest'anno, quindi a causa di un taglio di 10 milioni di euro per le cosiddette categorie svantaggiate. Oggi l'azienda ha cercato di recuperare con una spending review. Continua a relazionare sulla manutenzione del tram garantito dall'azienda. Fa riferimento alla TARI e alla TOSAP, precisando che hanno avuto varie interlocuzioni con la dottoressa Mandalà e il dottore Basile, hanno fatto una proposta di definizione in autotutela, fa riferimento ai posteggi in zona blu, sono stati attribuiti ristori ed EORS direttamente ad Amat, ma precisa Amat che non ha la concessione del suolo pubblico ma è il comune, quindi può determinarsi come meglio crede. Fa riferimento alle interlocuzioni avute con l'assessore alle attività produttive Martorana e dell'accordo raggiunto. Spera che il consiglio comunale e l'amministrazione possano risolvere il problema del contenzioso. Per il tema del personale sul concorso degli autisti a tempo indeterminato sta andando avanti e crede che si darà nuova linfa all'azienda, soprattutto per i nuovi autisti che verranno assunti nell'arco di un triennio, in attesa che vengano espletate le prove pratiche. Il consiglio di amministrazione ha deliberato la possibilità di acquistare ore di lavoro con lavoro somministrato con gli autisti stessi. Il consigliere Scarpinato ringrazia il presidente Cimino per la relazione fatta rispetto alle risultanze di Amat. Ritiene che il Consiglio Comunale ha sempre denunciato le criticità che avvolgono l'azienda, che hanno creato gli scompensi economici finanziari che vedono Amat oggi in una situazione poco felice. Lui personalmente ha denunciato le dinamiche che hanno portato l'azienda in uno stato di crisi. Fa riferimento alla richiesta fatta rispetto all'articolo 175 relativamente al piano di risanamento, sottolineando il mancato adeguamento dell'amministrazione del contratto di servizio. Il consiglio comunale può anche votare gli atti, ma si attende che l'amministrazione porti in consiglio queste richieste. Crede che il consiglio comunale ha sempre fatto di tutto, denunciando le inadempienze rispetto alle tematiche e contenziosi che l'azienda ha con l'amministrazione attiva. Fa riferimento al debito fuori bilancio rispetto a dei crediti che l'azienda ha, che potrebbero mettere fine alla situazione legata a Global Service per la manutenzione del tram. Continua a relazionare precisando che personalmente ha dato anche delle idee per trovare soluzioni per il bene comune dei cittadini e dell'azienda stessa. Vicepresidente Anello si allinea all'intervento del consigliere Scarpinato, chiede di capire meglio circa l'accordo trovato con l'assessore Martorana relativamente agli stalli per consentire le orse. Il presidente Cimino risponde che sul suolo pubblico l'amministrazione può quantificare quanto subisce nel momento in cui si toglie uno stallo di zona blu per creare un deorso, e che l'AMAT riceverà un ristoro direttamente dall'amministrazione comunale. Vicepresidente Anello quindi precisa che per ogni stallo blu l'AMAT riceverà un ristoro direttamente dall'amministrazione comunale nella cifra di 150 euro, come l'assessore Martorana ha dichiarato in commissione. Il presidente Cimino risponde che la cifra è in corso di accertamento. Si precisa che il rapporto sarà con il comune e non con gli esercenti. Il vicepresidente Anello ritiene che si sia superata la problematica sollevata con l'assessore alle attività produttive e si ritiene soddisfatto visto che si darà la possibilità agli esercizi commerciali di utilizzare il suolo pubblico. Presidente Cimino chiede la modifica del regolamento comunale.
vicepresidente Anello risponde che la modifica al regolamento è una richiesta che la commissione porterà avanti in conferenza di capigruppo e poi in consiglio comunale. Chiede inoltre informazioni sul concorso degli autisti, se si possa utilizzare, se si può avere una data di inizio di attività per i nuovi autisti. Il presidente Cimino risponde che per gli autisti a tempo indeterminato si devono definire le prove orali e poi le prove pratiche. Crede che ci vorranno un po' di mesi, quindi tra luglio e agosto. Il presidente Zacco sulle strisce blu chiede di inoltrare alla commissione il numero di stalli tolti ad Amat negli ultimi 2 anni, tra cui anche quelli delle piste ciclabili. Il presidente Cimino risponde che l'ufficio sta facendo il lavoro proprio per conteggiare tutti gli stalli tolti, non solo per le piste ciclabili, ma anche le zone che sono state richieste per altre necessità. Il presidente Zacco ricorda che con il precedente assessore alla mobilità, quando sono stati tolti gli stalli ad Amat, si è portata la situazione in consiglio comunale, ma non si hanno più avuto notizie. Il presidente Zacco ringrazia e saluta gli ospiti e chiede se ci sono interventi da parte dei consiglieri. Il presidente Zacco, non essendoci altri interventi, chiede al segretario di leggere il verbale della seduta odierna. Si procede con la lettura del verbale, a voi per l'approvazione. Procediamo alla votazione per appello nominale. Ok, procediamo per l'approvazione del verbale della seduta odierna. Anello, ho sentito favorevole, mi pare, vero? Mi dà conferma? Ok, ok. Cusumano, favorevole. Gelarda, favorevole. Ok. Scarpinato, favorevole. Zacco, favorevole. Approvato all'unanimità. Sono le ore 11:06, la seduta è chiusa. Buongiorno a tutti e buon lavoro. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Sono le 07, presidente. Buongiorno.